Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Rallegrati. È uno degli auguri più belli che si possano fare. È l'augurio, anzi il saluto, che l'angelo rivolge a Maria per conto di Dio. Perché il desiderio profondo di Dio è quello che Maria, come ciascuno di noi, possiamo rallegrarci dello stare con Lui, con il Signore della vita. Rallegrati, caire. È una parola tanto cara al nostro arcivescovo, è una parola tanto cara a ciascuno di noi, che siamo cercatori di felicità, di gioia. Spesso ci sentiamo come persi in un mondo di tristezza, di dolore, di fatica, ma c'è tanta gioia che ci circonda, solo che a volte neanche ce ne accorgiamo. Rallegrati. Oggi, nella festa dell'Immacolata Concezione di Maria, c'è un angelo che dice anche a te questa parola, che viene a visitarti, che vuole mostrarti la gioia che Dio ti propone. Quali sono allora le occasioni che oggi puoi avere per essere felice? Qual è la promessa che questa giornata ti fa? Chi incontrerai? Chi ti donerà gioia? Avrai occhi capaci di accorgersi della gioia che ti sta intorno e un cuore capace di accoglierla? Rallegrati, il Signore è con te. Buona giornata.